Io torno da Maroni perché la vicenda del Lazio, della Regione Lazio e di come si sta seguendo il tracciamento nel caso della San Raffaele ci porta però a Maroni naturalmente al sistema sanitario della Lombardia che sappiamo essere stato sempre un'eccellenza, un sistema di qualità, una regione dove ci si viene a curare anche dal sud, dove non ci sono le stesse strutture. Io non amo dire eccellenze in fatto di termini di risorse umane, quindi di medici, perché ci sono anche lì, però non si hanno le strutture appunto sufficienti oppure necessarie per supportare determinati interventi o malattie. Eppure Maroni, proprio quel sistema lì, il sistema sanitario della Lombardia, ha subito il colpo più duro, ecco, è questo che non ci si aspettava. Beh, qualcuno ha detto che non esiste un manuale di fronte a queste situazioni drammatiche, una pandemia. C'è stata una situazione così drammatica che era difficile capire subito che cosa bisognava fare. Secondo me il sistema sanitario lombardo ha reagito nei limiti delle possibilità Certo. di allora, perché c'era una situazione davvero incomprensibile, e anche il fatto che di questa polemica su chi doveva chiudere Alzano, la zona rossa, la dice lunga, perché lì erano tutti concentrati sulla Lombardia, la regione, l'istituto, il governo, il ministro Speranza, che era venuto tante volte. Quindi c'era un'attenzione spasmodica sulla Lombardia, eppure qualcuno ha sbagliato. Io non do la colpa al sistema sanitario nazionale. Il modello della sanità in Italia regionalizzato è un modello che non deve essere cambiato. Io sono assolutamente contrario alla ricentralizzazione e penso che davvero ci sia l'occasione adesso per rafforzarlo ancora di più. Mi è piaciuto quello che ha detto il ministro Speranza alla Camera: mai più tagli. Immagino che si riferisse al Fondo Sanitario Nazionale, però il problema non è solo mai più tagli, ben vengano mai più tagli, ma è anche poi il riparto, come vengono ripartite le risorse tra le regioni. La sanità è quasi l'80% del bilancio delle regioni, e lo dico per l'esperienza che ho avuto da governatore: il problema non è solo i tagli, sono anche i vincoli di spesa. La regione Lombardia aveva risorse da investire nella sanità, ma non poteva farlo perché vincoli legislativi nazionali, per esempio sull'assunzione del personale, ci hanno impedito per anni di utilizzare queste risorse. Credo che sia venuto il momento, davvero di dar corso al tema dell'autonomia differenziata di cui si è parlato. Io faccio parte della commissione speciale del ministro Boccia, ci siamo sentiti recentemente. Ecco, spero davvero che una delle conseguenze di questa pandemia sia di mettere mano ad una riforma, vera del Servizio Sanitario Nazionale, applicando per esempio e dando finalmente attuazione ai costi standard. Io non so cosa pensa il viceministro Sileri di questo, ma il tema dei costi standard, che vuol dire riconoscere la responsabilità e le eccellenze delle varie regioni e diffondere i modelli di buone pratiche, è, io credo, la soluzione giusta per la sanità italiana. Sileri?